Ciao ragazzi, adesso vi racconto cosa mi è successo qui in Germania. Ecco, la signora là così, adesso è andata via. Praticamente c'era questa signora, ci avrò avuto credo una cinquantina d'anni, e vabbè, era in giro e si è seduta qui. Era un po' stanca e si è seduta, abbiamo fatto due chiacchiere. E io, nonostante sono 10 anni che non parlo tedesco, nonostante abbia fatto 6 mesi di corso, ho avuto il B1 e in questo momento veramente il mio tedesco è orrido, però capivo tutto quello che lei diceva comunque, e abbiamo fatto un dialogo, comunque riesco ancora a parlarci, e questa è la dimostrazione che assolutamente, vedete, sono tutti luoghi comuni che i tedeschi non sono simpatici assolutamente. Questa qui arriva da un paesino qui vicino dell'Assia, perché io sono nel Pfalz, ma lei abita di là, mi ha detto, un paesino qui di là. Ed è qui, abbiamo parlato un po', lei mi ha detto che capiva un po' italiano perché gli piaceva studiare il francese e anche un po' l'italiano, quindi capiva qualcosa. Poi vabbè, abbiamo parlato un po' del mangiare qui, del Pfalz, lei. E giustamente diceva che comunque la gente qui è molto socievole, molto friendly, cioè questo è un luogo comune, il fatto che non ci sia socialità assolutamente, cioè ragazzi, io ero qua seduto tranquillo, questa mi si siede, abbiamo fatto un quarto d'ora di chiacchiere, ok? È chiaro che non esiste la socialità se tu non parli una parola di loro, perché non puoi venire in Germania e non sapere una parola. È come se uno venisse in Italia, non sa una parola di italiano, come fa a socializzare? Però se qui, comunque qua, parli un pochettino, basta farsi un corso e capisci soprattutto. Poi è chiaro che io in 10 anni che non lo parlo più ho perso veramente tanto, così come ho perso tanto il romeno, così come ho perso tanto anche magari l'inglese, come ho perso tante lingue che magari quando stavo via parlavo. Però in 2 mesi qua, bene o male, essendo qui da solo, poi lo riprendo. Sa che passa la polizia, vediamo, eh? Vediamo? No, l'ambulanza, ragazzi. Rotro. No, ambulanza. E quindi vi stavo dicendo che questo qui che mi è successo, che è stato molto bello, oggi è una bella giornata, sono qui tranquillo, stavo prendendo un po' di sole, altro luogo comune, il fatto che in Germania piove sempre, non è assolutamente vero, qui piove, qui dove sto io, piove gli stessi giorni della mia regione, uguale preciso, e il clima è più o meno similare, anzi oggi addirittura sono 17-18 gradi. Cioè, non è che qua fa sempre bello, come da me non fa mai bello. Adesso mi pare che sono 2 settimane che sta piovendo giù in Lombardia. Quindi per chi arriva dalla Lombardia qui in Germania a vivere non è un trauma. Magari è un trauma uno che arriva dalla Sicilia, ma non di certo dalla Lombardia. E quindi mi ha fatto molto piacere il fatto che comunque... Ma poi, anche lì adesso, qua di dietro, c'è una festa del vino, perché io sono in un land dove fanno le feste del vino. Qua il Rheinland-Pfalz è famoso per il vino, come la Baviera ha le feste della birra, qui c'è le feste del vino. E qui, da marzo in poi, partono tutta una serie di feste del vino, feste paesane, c'è la festa Frankenthal, la festa... Ci sono tutta una serie di feste dove vai ed è facilissimo socializzare, conoscere, parlare. È chiaro che devi trovare quello che comunque c'ha voglia di parlarti in tedesco, non in dialetto, perché se poi parlano in dialetto io non ci capisco niente, perché diciamo nel Pfalz, anche nel Bayer, se iniziano a parlare lo Schwabisch, parlano il Pfälzer, io qua non capisco niente se parlano in dialetto, ragazzi. Però non è difficile conoscere, assolutamente. Quindi quello che mi è successo adesso è una bella cosa, che dimostra, questa è una bella cittadina, tranquilla, 50-60 mila abitanti, che non è difficile trovare, socializzare. Chi vi dice che è difficile socializzare in Germania vi sta raccontando un mare di fregnacce.